Buongiorno dal TG2000. Gaza è sotto assedio. Di poco fa un raid nel quale Israele ha colpito diversi obiettivi, tra cui un magazzino di Hamas nella striscia di Gaza. Da ieri sono bloccati i rifornimenti di cibo ed energia. L'esercito israeliano annuncia di aver ripreso pieno possesso di tutta la linea di confine e a breve potrebbe scattare l'invasione via terra. E proprio sul confine, nelle ultime ore, sono stati ritrovati i corpi di 1.500 terroristi palestinesi, 900 i morti israeliani. Durante tutta la notte i combattimenti sono proseguiti con violente esplosioni in territorio palestinese e scontri a fuoco sul confine con Gaza, ma non solo. Secondo le fonti israeliane, al confine con il Libano vi sono stati bombardamenti da parte di Hezbollah, morto un soldato israeliano e 5 miliziani libanesi. Hamas annuncia e minaccia di giustiziare un ostaggio per ogni bombardamento israeliano su abitazioni civili a Gaza senza preavviso. Al tempo stesso l'organizzazione terrorista si dice pronta a utilizzare i suoi prigionieri per garantire il rilascio delle persone detenute nelle carceri israeliane e persino di alcuni palestinesi imprigionati negli Stati Uniti. Ieri sera Joe Biden ha chiamato Meloni, Macron, Scholz e Sunak per confermare il fermo sostegno a Israele e la condanna di Hamas. Stati Uniti e alleati riconoscono le legittime aspirazioni del popolo palestinese, ma sono pronti a sostenere lo Stato ebraico nei suoi sforzi per difendersi. Stanno rientrando in Italia con due voli militari 200 nostri connazionali che si trovavano in Israele. Un primo volo dell'aeronautica militare sbarcato a Pratica di Mare alle 7 di questa mattina, il secondo invece atteso per le 9.30. Intanto risulta dispersa una coppia di coniugi italo-israeliani. Nel giorno del sabato, nella festa di Simchat Torah, la gioia della Torah in Israele, molti fratelli e sorelle israeliani sono stati svegliati da un attacco terribile e spregevole. Con queste parole il segretario di Stato Vaticano, Monsignor Parolin, ieri ha condannato l'attacco portato contro Israele dai miliziani di Hamas. Rafforzate le misure di sicurezza, protezione degli obiettivi sensibili ebraici e palestinesi in tutta Italia. Non ci sono segnali specifici, però quello che sta accadendo ci induce a non tralasciare nulla, ha detto il prefetto di Roma Lamberto Giannini. Il presidente ucraino Zelensky invita tutti a unirsi e a lottare contro il terrorismo e paragona le tattiche di Hamas in Israele a quelle utilizzate dalla Russia contro l'Ucraina. Secondo Kiev, Mosca avrebbe dotato Hamas di armi fornite dall'Occidente agli ucraini e di cui sarebbe entrata in possesso durante la guerra. Effetto guerra sui prezzi di gas e petrolio. L'Agenzia Internazionale dell'Energia mette in guardia sul ritorno di possibili tensioni in Europa sul mercato del gas. Preoccupazione per bollette e benzina. Alla luce di questo il governo potrebbe dover rivedere i numeri della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che domani sarà in aula. Afghanistan sale a 3.000 morti e 10.000 feriti il bilancio del terremoto che sabato ha colpito la regione di Herat. Due le scosse principali, una di magnitudo 4.7 e l'altra 4.9. A queste sono seguite altre 8 scosse forti. La situazione nel paese è drammatica, interi villaggi sono stati rasi al suolo. Nuova giornata di passione per chi deve spostarsi dopo lo sciopero dei mezzi pubblici di ieri. Oggi tocca ai taxi, incrociano le braccia per protestare contro il decreto legge Asset approvato la scorsa settimana dal Parlamento e che introduce la possibilità di ampliare le licenze fino al 20% rispetto a quelle attualmente in vigore. Disagi in vista per il garante degli scioperi, la proclamazione rispetta le norme ed è regolare. PNRR versata la terza rata da 18 miliardi e mezzo, l'erogazione è stata annunciata dalla portavoce della Commissione europea. Si tratta di risorse, ha affermato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, utili per intervenire in ambiti cruciali come la giustizia, la sanità, l'istruzione e il lavoro. Finora la Commissione ha erogato 85 miliardi di euro. Dopo il caldo d'ottobre arriva l'autunno, all'orizzonte si profila un radicale cambio delle condizioni meteo, il bel tempo resterà sull'Italia fino a tutto il prossimo fine settimana, dopodiché irromperà l'autunno con piogge battenti, temporali e un brusco calo delle temperature, fino ad allora sole, temperature intorno ai 30 gradi.
In chiusura, lo sport si terrà oggi a Nyon, in Svizzera, la riunione del comitato esecutivo dell'UEFA per decidere la sede del campionato europeo 2028 ed l'europeo del 2032, attesa per l'ufficializzazione delle assegnazioni. I campionati europei del 2028, quindi i prossimi, dovrebbero tenersi nel Regno Unito e in Irlanda, mentre l'edizione, quella del 2032, in forma congiunta in Italia e in Turchia. Roma, Milano, Torino, Firenze e Napoli, gli stadi italiani interessati dai lavori di adeguamento per ospitare le partite di quegli europei. È tutto, il TG2000 torna come sempre alle ore 12. Buona giornata.